Renzo Andricciola, presidente della Camera Penale di Lamezia Terme. Siamo qua per la presentazione della riforma sulla giustizia. Sì, buonasera. La giustizia in Italia purtroppo ha urgente bisogno di riforma. La Cartabia, parliamoci chiaro, è stata un palliativo non risolutivo per i problemi che affliggono il sistema giudiziario italiano. Ci auguriamo che il disegno di legge Nordio, per la quale ancora abbiamo solo delle indiscrezioni, insomma, non sono state pubblicate tutte quelle che sono stati gli interventi legislativi, possano costituire, diciamo così, un problema, una risoluzione a quello che è il problema, per avere il tema oggi oggetto del convegno, una giustizia giusta. Le camere penali da tempo conducono delle battaglie, in primis quella sulla separazione delle carriere dei magistrati. E riteniamo che sia fondamentale il problema della separazione delle carriere dei magistrati affinché venga garantito ai cittadini un processo equo da parte di un giudice terzo, al cospetto di quelle che sono le pretese che le parti, gli uffici di procura, quindi pubblici ministeri da una parte e le difese dall'altra, prospetteranno al giudice. Quindi questa è la nostra battaglia principale. Ci auguriamo che il governo Meloni, col ministro Nordio in testa, possa recepire questa istanza per la tutela dei diritti dei cittadini in primis.